Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora ovviamente siamo ancora in live, chiamiamo così, con Fable, The Lost Chapters. Abbiamo smascherato il vecchio sindaco di Bowerstone, siamo diventati noi stessi sindaco di Bowerstone, ma adesso è il momento di progredire con la storia. Quindi dobbiamo accettare la missione di salvare l'archeologo che si trova nella prigione di Bowerstone. Esatto, vi ricordate che vi ho detto che ci saremmo andati appunto per missioni, per quest? Esatto, quindi adesso possiamo andare a salvare l'archeologo. Allora, missioni, nessuna protezione, nessun graffio a mani nude. A mani nude ricompensa 7.000 ore addirittura. Questa nessun graffio 8.000. Protezione 2.000. Vabbè, andiamo nessun graffio, ma non credo che la risolveremo. Tanto ormai non mi interessa più fare soldi. Diciamo che i soldi ormai a me servivano solo ed esclusivamente per comprare questa spada, che è l'unica spada, diciamo, che si compra. Tutte le altre armi leggendarie o comunque le armi più potenti si trovano, si ottengono, eccetera, eccetera. Questa è l'unica spada all'interno di tutto il gioco, invece, che si deve comprare. È proprio l'unica che si compra in termini economici per avere, diciamo, un'arma leggendaria. Le altre, ovviamente, le otterremo tramite quest e tramite tutto ciò che ci permetterà di incrementare il nostro inventario. Allora, detto ciò, andiamo verso la prigione di Bowerstone. Anche qui ci saranno dei forzieri, ci saranno delle zone dove si va a pescare, eccetera, eccetera. Quindi ve le farò vedere ovviamente tutte. Erano in troppi, non avevamo alcuna possibilità. Hanno catturato l'archeologo e l'hanno portato in cima a quella collina. Non so cosa vogliano fare, ma scommetto che non sarà nulla di buono. Eccolo qua. Devi liberarlo. Svelto, non abbiamo molto tempo. Ti Ok. seguo. Questi sono dei nemici abbastanza particolari perché sono molto forti e sono stati evocati da qualcuno, perché come potete vedere praticamente sono stati evocati. Allora, non mi ricordo se qua Sono c'erano zone di resistenti, ma non pesca. quanto me. Ti seguo. Qui c'è un Prendiamoli. forzieruccio. Vediamo se riusciamo a non subire danni grazie all'arco che abbiamo. Miglioramento perforatore. Ci proviamo. Ti seguo. Ci sono. Sono proprio dietro di te. Ok, Madonna, 748. Ok, come Dietro di potete te. vedere, i nemici adesso hanno parecchia vita, perché con due colpi da 700 già resistono, quindi stiamo iniziando ad avventurarci. Qua siamo probabilmente già verso metà gioco, più o Prendiamoli, prendiamoli. meno. Credo che siamo già comunque a metà della nostra avventura, più o meno. Credo di sì. In termini di storyline, siamo a metà. Prendiamoli. Siamo probabilmente a metà. Ok, Sono proprio dietro di te. vediamo se ne spuntano altri. Ci sono. Sì. Ci Le sono. multifrecce non le vorrei tanto utilizzare. Oddio, attenzione che si scoppia. Ovviamente subire danni, anche le esplosioni contano come subire danni, quindi arco lungo d'ebano, questo è un buon arco lungo in realtà, molto forte, ma Torna a Bowerstone, sono curioso. non come l'arco di Skorm.
Allora, Campo del Mulino. Qui intanto, questa è una zona particolare perché è qui che si trova il tesoro indicato nella mappa di Albion. Solo che, ovviamente, come vi ho detto prima, non mi conviene. Porco, vabbè, niente, abbiamo finito. Ti seguo. Sono proprio possiamo combattere normalmente. Abbiamo finito la missione del subire danni. Affida mercante. Allora, no, il tesoro in realtà non mi ricordo di preciso dove si trova. So che si trova però qui, nella collina del mulino, se non ricordo male. E tra l'altro qui c'è anche un altro indizio che possiamo trovare. E tra l'altro dovrebbe essere dentro un baule, quindi abbastanza facile da prendere, perché un baule comunque è difficile missarlo. Cioè, il baule è grande, quindi... Cioè, difficile missare un baule. Ok. Nel frattempo lì tutti paralizzati. Fede nuziale addirittura, non me la ricordavo qua proprio completamente. Prendiamoli. Qui attenzione che è tutto pieno di barili che scoppiano. Ci sono. Ale. Ti seguo. Aia. Sono proprio dietro di te. Come osi? Allora, questo va bene. Qui, se non sbaglio. Ora qua non mi fanno scavare. Qua non mi ricordo se era. No, non era qua l'indizio del tesoro. Qua cosa c'era? È una chiave d'argento. Quindi anche qua si potrebbe fare il metodo di moltiplicazione delle chiavi. Mi si sta staccando il braccio. Qui non hai trovato nulla di interessante. Vabbè, qui non c'era nulla. Qui invece cosa c'era? Allora mi ricordo che l'indizio del tesoro era dentro un forziere. Questo me lo ricordo abbastanza. Possiamo sbrigarci. Me lo ricordo abbastanza chiaramente. Ci sono. Cazzo, mi ha attaccato prima lui. Prendiamoli. Sono proprio dietro di te. La barriera è caduta. Passa alla svelta. Ecco, dovrebbe essere qua, se non sbaglio. L'indizio del tesoro. Che tra l'altro è il sesto. Ah no, fiala di resurrezione. Comunque sì, è dentro un forziere, quindi in base a dove lo trovo. Ah, là, forse là dietro. Morirai. Ah, questi sono gli assassini che mi ha mandato. Eccola, bambola personale. Questi sono gli assassini che mi ha mandato Doppia Lama. Vi ricordate che praticamente c'è stato l'avviso, no? Tipo Doppia Lama ha soldato degli assassini per venirti ad uccidere. Ecco, sono loro. Quindi arriveranno delle volte così a caso degli assassini che praticamente ti uccide. Cercheranno di ucciderti. Qui possiamo scavare. Altra chiave d'argento. Qua addirittura si possono farmare due chiavi d'argento alla volta. Queste cose sono piuttosto resistenti. E qui dovrebbe esserci l'indizio, vero? Eccolo qua. Indizio 6 del tesoro. Esatto. Indizio 6 del tesoro. E il tesoro, io mi ricordo che si trova proprio qui, nella collina del mulino. Solo che non ci faccio caso a dove sia precisamente. Ve lo dico in tutta onestà. Poi tramite gli indizi ovviamente ritroverò il luogo, ma per il momento non ci faccio caso. Ok, piccolo golem. Che ci vuole bene. Hanno creato un troll delle rocce. Spero che riusciremo a sopravvivere. Ci sono.
Penso che morirò. Ci sono. Ho bisogno di aiuto qui. Poverini, sono crepati un paio di soldati. Sono dietro di te. Ho bisogno di aiuto qui. Qui ce ne sono altri. Non da questa parte. Sembra che lo stiano portando. Ci sono. Andiamo prima che sia troppo tardi. Aia. Ho bisogno di essere curato. Sono proprio dietro di te. Allora, questi li eliminiamo. Sono proprio dietro di te. Ho bisogno di aiuto qui. Ok, allora qui abbiamo pulito la zona. Vedete, qui abbiamo un'altra meteora, come l'abbiamo incontrata in mezzo al gioco, ragazzi. Qui ne riparleremo. Andiamo, per il momento andiamo avanti. E continuiamo la nostra storia. Ci sono qua altre diramazioni che esploreremo, non vi preoccupate. Però per il momento possiamo soltanto fare questo. Svelto, hanno quasi raggiunto la barca. Il tuo tempo sta scadendo. Lì c'è un altro assassino. Possiamo sbrigarci. Mi si sta staccando. Prendiamoli, ci sono. Prendiamoli. Ho bisogno di aiuto qui. Ti seguo. La tua volontà scarseggia. Stai in guardia. Prendiamoli. Prendiamoli. Ci sono. Non so se questo però era un altro assassino mandato da doppia lama. Di essere medicato. Ci sono. Prendiamoli. Quella dannata cosa mi ha preso. Vabbè, noi con queste armi siamo decisamente OP. Avrei bisogno di essere medicato. Siamo completamente OP. Avrei bisogno di essere medicato. Prendiamoli. Avrei bisogno di essere medicato. La tua volontà scarseggia. Avrei bisogno di essere medicato. Oh, accidenti. Quella dannata cosa mi ha preso. Eroe. Aia. Come resistenza comunque siamo, con le armature addosso, siamo delle bestie. Quella dannata cosa mi ha preso. Siamo dei super mega tank, siamo. Ups. Mi hai salvato, ma sarei ancora al sicuro nella mia grotta se non fosse stato per te. Sì, sì, so come accedere alla prigione di Bargate. So proprio tutto, vero? Per questo, se mi ritrovano, non avrò più scampo. Comunque, c'è una strada che porta alla prigione, attraverso il cimitero di Lickfield. Sono secoli che nessuno la usa. Dovrai capire da solo come fare. Non sarò nei paraggi. Conosco altri posti dove nascondermi. Ok. Quindi ci ha detto effettivamente dove poter entrare al cimitero, fondamentalmente. Abbiamo ottenuto altri soldini, qui è tutto risolto. Per nuove missioni. Sì, dopo la visitiamo la Gilda. Hai ricevuto una nuova missione. Visita la Gilda per nuove missioni. Queste sono tutte side quest che mi stanno arrivando in questo momento. Perché ho sbloccato praticamente adesso tutta la zona
ho praticamente sbloccato tutta la zona della collina, in questo caso della prigione di Bowerstone. Quindi abbiamo ora tutte side quest che mi consentono appunto di arrivare in questa, che mi consentono appunto di esplorare questa zona, come vi ho detto poco fa. Non so effettivamente quanto ho registrato, perché non ho il tempo a disposizione, però anche se questa puntata è venuta magari un po' più corta, per una questione di equilibrio mentale anche per conto mio, io direi che per il momento possiamo staccarla qui. Nella prossima puntata continueremo la storia, io ora andrò a fare queste side quest, a meno che non siano side quest che appunto c'entrano con la storia o con la lore del gioco, non le farò vedere in camera, però vi aggiornerò comunque su quelle cose che faccio magari off camera e che poi ovviamente vi mostrerò praticamente in video la volta successiva. Quindi per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e alla prossima. Bye bye!